Ciao a tutti, io sono Nana ed in questo video voglio mostrarvi le skin di Pepe disponibili finora, mentre aspettiamo Shadowlands. Le hai già collezionate tutte? Bene, vi racconto un po' quali sono le skin disponibili fino all'espansione BFA, partendo proprio da questa. BFA ci offre tre skin per Pepe: Clockwork Pepe, Diver Pepe e Pepe Jean. La skin Clockwork Pepe si ottiene a Mechagon, per cui per ottenere questo costume bisogna aver sbloccato la zona di Mechagon ed avere accesso alle Daily Quest. In questa zona ci sono dei visitatori giornalieri che cambiano tutti i giorni e ci danno una daily. Per questo bisogna attendere che appaia quella che ci serve, cioè Chromie. Chromie appare alle coordinate 7031 di Mechagon e ci dà una daily quest che ci permette di entrare in un futuro alternativo in cui il re Mechagon ha sconfitto la resistenza. Nota: se hai già craftato il personal time displacer, questo ti porterà direttamente nel futuro alternativo senza dover aspettare Chromie. Per craftare questo oggetto dobbiamo droppare il quest item Blueprint Personal Time Displacer dai mob Clockwork Giant, che si trovano nel futuro alternativo solo quando la daily quest di Chromie è attiva. Entrando in questo futuro dobbiamo andare verso le coordinate 6847, dove troveremo Pepe nella sua skin robotica. Lo clicchiamo ed otteniamo un oggetto. All'impararlo avremo collezionato la skin Clockwork Pepe. Per ottenere la skin Diver Pepe dobbiamo dirigerci a Boralus. Qui alle coordinate 5471 dobbiamo entrare nella casa. Essendo Orda, dopo aver ucciso questa povera guardia, uso la pozza dell'invisibilità ed entro tranquilla. A sinistra, dentro la vasca dei pesci, troveremo il piccolo Pepe Sub. Anche qui, cliccandolo, otteniamo l'oggetto che ci permette di collezionare la skin. Per Pepe Jean dobbiamo andare nella città di Dazaralor alle coordinate 3816. Se sei Ally puoi usare una pozza dell'invisibilità o semplicemente perdere un po' di tempo ed uccidere le guardie. Non è un posto in cui andiamo spesso, quindi non troverai tanti Orda. Se come me sei Orda, no problem. Entriamo nella casa e saltiamo per raggiungere Pepe. Al cliccarlo otteniamo l'oggetto che ci permette di collezionare quest'altro costume. Skin di Legion, due punti. Legion ci ha offerto tre skin, Pepe Traveler, Wooden Pepe e Pepe Demon Hunter. Per ottenere Pepe Traveler bisogna trovarlo mentre indossa i suoi occhialini da viaggiatore, nella Dalaran di Legion. Ci sono un paio di punti in cui spawna randomicamente, per questo vi consiglio di usare l'addon Tom Tom, in cui possiamo inserire le coordinate dei punti in cui sappiamo che spawna Pepe, e l'addon ce li indica sulla mappa. Utilizzare questo addon è molto semplice, basta scrivere slash way e le coordinate nella chat e al premere invio apparirà un puntino verde che indica la zona che abbiamo segnato nelle coordinate. Così facendo, dato che abbiamo molti punti di spawn, sarà molto più facile trovare Pepe. Vi lascio la piccola lista con le coordinate dei vari punti in cui possiamo trovarlo. Il Wooden Pepe, o Pepe di legno, non è proprio una skin di Pepe, bensì è un toy che cambia la forma del nostro galleggiante per pescare. Per collezionarlo bisogna avere la professione Fishing di Legend, che si ottiene al parlare con Marcia Chase vicino alla fontana nelle coordinate 52-65 nella Dalaran di Legend. Avendo Fishing possiamo pescare questo toy nelle acque aperte delle Broken Island. Io l'ho trovato qui a Suramar alle coordinate 46-28. È molto carino. Per poter sbloccare Pepe Demon Hunter dobbiamo comprare il toy A Tiny Set of Warglaives da Falara Nightsong ad un prezzo di 1000 risorse per l'enclave. Falara si trova nella class hall dei Demon Hunter, quindi per sbloccare questa skin dobbiamo essere Demon Hunter e oltretutto dovremo aver completato l'achievement Power Ascended per poter comprare questo toy. Purtroppo ragazzi, io sono ancora in work in progress con questo achievement, quindi Falara neanche mi mostra la possibilità
possibilità di prenderlo. Mi manca ancora farmare un po', ma vi assicuro che si trova lì. E un giorno anche io lo prenderò. Dopo averlo comprato, potremmo comunque utilizzarlo su qualsiasi altro personaggio. Durante l'espansione di Draenor sono uscite 4 skin di Pepe e, collezionandole tutte, si ottiene l'achievement I Found Pepe. Queste skin appariranno, purtroppo, solo sul personaggio con cui le hai collezionate. Le skin sono Pepe Vichingo, che si trova a Nagrand alle coordinate 80-50. Pepe Pirata, che si trova a Spires of Arrak alle coordinate 53-83. Pepe Cavaliere si trova a Talador alle coordinate 50-63. E Pepe Ninja si trova a Gorgrond alle coordinate 47-41. Ci sono anche delle skin di Pepe che si possono collezionare durante gli eventi, come Pepe Babbo Natale, collezionabile durante l'evento di Natale, e Pepe Spaventapasseri, collezionabile durante l'evento di Halloween. Per ora queste sono tutte le skin disponibili di Pepe. Speriamo che ne escano altre ancora più belle. Tu che skin hai? E quali ti mancano? Scrivimelo nei commenti. Non dimenticarti di mettere un like e di condividere questo video a tutti i fanatici di Pepe. Grazie per aver visto il mio video e ci sentiamo presto. Ciao!